Allora, quindi qui sfrutto lo spazio che mi è rimasto, io ho 2 pi greco diviso 5 per 200 per 1 meno 1 sulla radice di 3. A 200 diviso 5 fa 40, 40 per 2 fa 80, quindi questo è 80 pi greco. Qui abbiamo radice di 3 meno 1 che non riesco a sviluppare oltre su radice di 3. Adesso dice, ma quant'è sto sfasamento? Perché chiaramente qui 80 pi greco significa che stai facendo una marea di giri, certo. Dovremmo andare a valutare un attimo cosa significa questo quando prendiamo tutte le nostre onde e vediamo l'ultimo pezzo che è rimasto. Questo qui praticamente quello che noi abbiamo davanti, il primo dividiamolo in due pezzi, quindi noi abbiamo 80 pi greco per 1 meno 80 pi greco per 1 su radice di 3. Allora, questa sostanzialmente è la fase acquistata lungo il percorso di 1, anzi di 2, scusate, perché è il più lungo dei due. No, il contrario, scusate, di 1 che è il più lungo dei due, di 2 è il più corto. Allora, sono tutte le lunghezze d'onda che si stanno sommando fino a che arriviamo alla fine. Adesso è chiaro che a noi interessa l'ultimo pezzettino, da una lunghezza d'onda completa per valutare la fase. Stesso discorso per l'altra, anche l'altra ha tutte le sue cose, ma sarà una lunghezza minore, anche lei ha un ultimo pezzettino, a noi interessa questo. Se noi andiamo a vedere questo 80 pi greco significa che questa arriva al punto d'arrivo è perfettamente in fase. Perché è perfettamente in fase? Bene, ma questo lo possiamo capire anche senza stare a fare ragionamenti sul K, insomma, perché noi abbiamo abbiamo visto che la lunghezza, sono 200, la lunghezza del percorso, quello lungo, sono 200 metri. L'onda abbiamo detto che sono 5 metri, la lunghezza d'onda, fai 5 metri per volta, alla fine tu arrivi preciso qui, perché 200 diviso 5 fa 40 senza neanche un centimetro di resto. Quindi questa sono il numero intero di lunghezze d'onde. Quindi questa arriva qui che è perfettamente in fase con la sorgente. Quindi possiamo dire che se noi l'angolo φ ce lo scriviamo come φ1 meno φ2, in realtà questo, cioè è vero che questo è 80 pi greco, ma 80 pi greco significa 0, perché è periodica, quindi questo è come se non ci fosse. Andiamo a guardare l'altro. L'altro abbiamo visto invece che è 80 pi greco diviso radice di 3. Adesso radice di 3. Io esattamente quanto sia non lo so, mi pare che possa essere una roba tipo 1.7, 1.8, una cosa del genere. Quindi bisognerebbe andare a dividere questo affare, sapere che numero è preciso. Io purtroppo in questo momento una macchinetta calcolatrice non ce l'ho perché il telefono lo sto usando per darmi il tempo. E quindi ci rimane questo interessante mistero. Sentite, diamo un valore a questo, prendiamo che a posto di radice di 3 ci sia un numero preciso a cui possiamo dare un valore. Un numero, facciamo 3 quarti, d'accordo? Che non è precisamente 3, no, scusate, che 3 quarti. Ah, diciamo che questo, facciamo che sia, se questo è 1.75, sono 7 quarti. 7 quarti, ok. Oh, Madonna, se la sto sbarellando. Scusate, ma ogni tanto uno va in palla coi conti. No, volevo un numero che mi desse una divisione semplice con l'80, però è anche vero che se c'è una divisione semplice con l'80 poi ci ritroviamo in fase col 2 pi greco e allora buonanotte. Vabbè, sentite, facciamo 1.8 e fine. Allora, quindi mi trovo 80 diviso 1.8 per pi greco. A me in realtà interessa il 2, diciamo così, quindi mi trovo 40 diviso 0.9
2 pi greco. Mi interessa perché questa è una fase intera, quindi voglio sapere, questo è quello che mi dice a che punto mi trovo del mio sfasamento. E adesso qui, scusate, faccio approssimazione, avete visto che uso spesso la formula 1 più x alla alfa uguale 1 più alfa x, che se posasse questo è piccolo, speriamo che questo sia abbastanza, cioè che ovviamente qui la differenza con 1 è 0,1, quindi questo lo posso scrivere come 1 meno 0,1 alla meno 1, ossia circa uguale 1,1. Quindi abbiamo sostanzialmente 40 per 1,1, che farebbe 44, e questo di nuovo me lo darebbe perfettamente in fase. Ora, ragazzi, si vede che queste due stanno abbastanza in fase. Non sarà precisamente così perché questo non è 1,8, è un altro numero, e quindi pace. Mi sono venuti così, ma intanto l'importante era lo svolgimento. Comunque, insomma, quando uno si calcola la differenza tra le due, uno toglie sia da una che dall'altra, toglie tutti i fattori pi greco. Ovviamente, cioè quando uno è arrivato a quell'80 pi greco che moltiplica 200 1 su 1 meno 1 su radice di 3, uno ovviamente c'è il problema, questo numero enorme non ti significa niente, devi togliere questo numero enorme, sarà 2 pi greco per un qualche n più un avanzo, e ovviamente a te interessa questo. Questo è quello che succede. E quando abbiamo il problema delle due fenditure, in una situazione approssimata dove la trigonometria è semplice, gli angoli sono piccoli, eccetera, uno riesce direttamente ad andare a stimarsi l'avanzo senza passare per tutte le altre che ci stanno qui. E in quel tipo di problema lì è una di quelle situazioni, non per niente, è un problema appunto su cui batto, perché la matematica, al dispetto della situazione che può sembrare così, la matematica è molto semplice rispetto a questo che avete appena visto, dove uno si trova con questo problema. Si risolve in 5 minuti con una macchinetta calcolatrice, però appunto te lo devi risolvere. Io in questo momento la macchinetta calcolatrice ce l'ho impegnata a darmi il cronometro sui 15 minuti e quindi, per esempio, ovviamente a mente non sono in grado di decidere quant'è la differenza esatta tra questo e un multiplo di 2 pi greco. Allora, qui è una sorgente che emette onde in questa direzione, onde di lunghezza 2 pi greco, scusate, onde di lunghezza 2 metri. Qui ne ho un'altra che emette onde della stessa lunghezza, sempre 2 metri. Tra le due ci sono. Tra le due ci sono, mettiamo un po' di sfasamento, 100,5 metri, quindi c'è mezzo metro di sfasamento. L'ampiezza iniziale è la stessa, che posso dire sull'onda che si forma qui dove si sommano. Allora, il discorso è dunque, intanto, a domanda numero 1, che tipo di insieme è questo? Perché se è una corda, alle onde che vanno in questa direzione, queste mantengono la loro ampiezza, queste mantengono la loro ampiezza, quindi semplicemente io devo sommare due onde, dove praticamente saranno una delle due, sono uguali, a parte che una delle due è leggermente sfasata rispetto all'altra, e fine del problema. Se io considero questo caso qui, che è il più semplice, quelli che posso considerare, allora lo sfasamento lo vedo subito, perché qui ci sono, abbiamo detto, 100,5 metri. E quindi mezzo metro prima, questa sta perfettamente in fase con la partenza. Quindi se partono tutte e due con un massimo al tempo zero, faccio la fotografia al tempo zero e vedo che questa c'ha un massimo, questa c'ha un massimo alla sua partenza, allora questa vado qui con i multipli di 2 metri e arrivo a un massimo mezzo metro prima di questa qui. Quindi tra le due onde ci sta uno sfasamento di mezzo metro, che in termini di periodo corrisponde a un quarto di periodo, quindi uno sfasamento di 90 gradi. Allora so già che la somma è un'unica sinusoidale che però ha un'ampiezza che è data dalla regola dell'ampiezza totale al quadrato uguale a 1 quadro più a 2 quadro
più un pezzo che contiene il coseno di 90 gradi che non c'è, e quindi quindi semplicemente posso applicare Pitagora, e quindi ho praticamente che l'ampiezza totale è radice di 2, l'ampiezza di una sola, se abbiamo detto che erano uguali. Questa è la situazione più semplice di tutte. Torneremo su questa situazione per quello che succede qua in mezzo, dove si forma un'onda stazionaria. Adesso limitiamoci a quello che succede di qua, dove non si forma l'onda stazionaria, perché le due onde procedono tutte e due nella stessa direzione. Per l'onda stazionaria mi serve una che va in qua e una che va in qua, ma che vanno tutte e due dalla stessa parte, quindi si limitano a sommarsi per fare un'unica sinusoidale che procede con un'ampiezza un po' maggiore e un certo sfasamento intermedio tra la fase di questa e la fase di questa. Adesso non ho mai messo il calcolo dello sfasamento nelle mie dispense o nel mio corso, quindi lasciamo perdere. Più complicato è il caso se queste due sono su un insieme aperto, diciamo, in tutte le dimensioni, perché allora sono onde che vanno così. Qui si mischiano con quelle di questo, quindi il mischiarsi è un po' complicato. Questo è un problema che vi è trattato da diversi libri, però attenzione, di solito la situazione che trattano sono questi punti qui, cioè quelli messi in questa maniera, non quelli messi qui. Fanno qualche approssimazione su questa zona qui. È un po' se ci si avvicina al caso delle due fenditure, diciamo. Io non lo tratto, questo caso è troppo complicato. Limitiamoci a osservare che se ci manteniamo lungo questa linea, qui le due onde si sommano più o meno come sulla corda, con un'unica, cioè più o meno come sulla corda, con un paio di differenze importanti, però, cioè una differenza importante, che stavolta A1, se questa è 1 e questa è 2, è decisamente minore di A2. Se siamo sulla superficie di un telo, del mare, di un mezzo bidimensionale, praticamente sappiamo che A1 è proporzionale all'inverso della radice della distanza. Se siamo invece nello spazio, allora A1 è proporzionale all'inverso della distanza. Quindi qui mi arriva un'onda che è più piccola, possiamo calcolare le proporzioni, e andando avanti, attenzione che andando avanti il discorso cambia, perché non è che le proporzioni tra le due poi restano fisse, assolutamente no, perché in questo punto qui io avrei che il vabbè. Allora, questa approssimazione ha lo spiacevole difetto che esattamente nel punto di emissione l'onda ha ampiezza infinita, quindi è chiaro che nella zona vicinissima l'emissione non vale, perché sono i meccanismi stessi di emissione a cambiarti le carte nella zona dove il processo avviene. Noi abbiamo visto che se lascio cadere i sassi in acqua produco delle onde, che questo è ben verificabile, vanno via con uno sull'inverso della radice della distanza. Il che mi direbbe che le onde sono un'ampiezza infinita nel punto in cui il sasso cade in acqua, ma non è così, intanto perché il sasso ha un'estensione, quindi non è esattamente, le onde esattamente al centro non ci sono, le onde partono da una certa distanza dal centro. Poi perché la nostra equazione d'onda, su questo punto ho insistito più volte, è un'equazione che dice come le onde si propagano sul mezzo, ma non ti dice niente su come vengono prodotte, su come vengono assorbite. Se io qui ho il mio mezzo che assorbe l'onda che sta arrivando oppure che la produce, non è solo qui sul mezzo, ma tutto intorno che la presenza di questo affare e dei suoi meccanismi distorcono la fisica, chiaramente ti mettono un'altra fisica rispetto a quella della propagazione. La propagazione, quella vale quando cominci a essere a una ragionevole distanza dalla sorgente. Allora io qui avrei paradossalmente che in questo punto le onde sono infinite, mentre qui sono finite, quindi infinito su qualcosa che è finito è per definizione infinito come rapporto. Quando questo diventa finito su qualcos'altro che è finito, non è più infinito. Quindi è evidente che il rapporto tra quest'onda e questa cambia come rapporto di ampiezze spostandomi in questa direzione. Io devo correre adesso a stoppare.